La lama di pulizia è una lama di silicone che si appoggia direttamente sul tamburo. L'estremità della lama di pulizia pulisce la superficie del tamburo dal toner di scarto. Il toner di scarto viene poi depositato in uno scomparto dietro la lama. Una lama di pulizia, se ancora efficiente, può essere pulita con cotone ed alcol isopropilico. Sono sufficienti un paio di passate in questo modo. La pulizia della lama di pulizia rimuove gli additivi del toner ed eventuali tracce di sporco. La lama di pulizia ha una durata piuttosto lunga. Se non è danneggiata, probabilmente non è necessario cambiarla dopo aver generato una cartuccia. I sintomi di una lama di pulizia danneggiata sono 1 o più sottili linee verticali sul foglio. Le sottili linee potrebbero essere causate da un taglio o da una imperfezione nella lama di pulizia. La lama non riesce a rimuovere il toner dal tamburo, quindi si forma una linea sul tamburo e quindi sul foglio. Non è possibile riparare una lama tamburo danneggiata. Altri sintomi di una lama di pulizia difettosa è un foglio con un sottofondo grigio e un leggero strato di toner sulla superficie del tamburo. In questo caso è possibile che la lama sia troppo consumata oppure che si sia indurita nel tempo e non riesca ad applicare abbastanza pressione sul tamburo. Quindi il toner di scarto rimane sulla superficie del tamburo. Un segnale che la lama è troppo vecchia è se assume una colorazione giallastra. Un sottofondo grigio potrebbe essere anche dovuto alle viti della lama di pulizia che non sono state estratte bene. Quando reinstalli la lama di pulizia, fa attenzione a non danneggiare la lamella di recupero, che è quella sottile lamella che si trova vicino alla lama di pulizia. Questa lamella è a contatto con il tamburo e fa in modo che il toner di scarto rimanga nel deposito del toner di scarto e non cada sul foglio. Se questa lamella è danneggiata o staccata in qualche modo, la cartuccia perderà toner. Dopo aver pulito la lama di pulizia, è necessario lubrificare l'estremità della lama e il tamburo. Ci sono lubrificanti specifici per le lame di pulizia in commercio, come lo stearato di zinco, ma è possibile usare toner e cotone in questo modo. Il toner giallo tende ad essere più fine, quindi funziona meglio. Lubrifica anche il tamburo. Dal momento che la lama di pulizia applica pressione sul tamburo, se la lama non è lubrificata bene, si incastrerà sul tamburo, impedendo al tamburo di girare, quindi alla cartuccia di funzionare.